ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ha una medaglia in più al collo, ma a 12 anni ha già vinto la battaglia più importante. Lo sport può aiutare infatti ad affrontare anche il trauma della guerra. Lo ha dimostrato l'ucraina Yeva Koristova, che ha trionfato ai campionati europei di pole sport. La dodicenne, fuggita dalla sua terra natia dopo l'invasione russa, insieme alla madre è stata accolta da una famiglia di connazionali a San Benedetto del Tronto. In Riviera, la giovane atleta ha trovato la disponibilità nella scuola secondaria Curzi a farle continuare il suo percorso di studi, cercando di aiutarla a superare la difficoltà della lingua. Una situazione che non ha impedito a Yeva di continuare a praticare la pole sport, disciplina che combina ginnastica e danza attraverso l'esecuzione di figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, agilità e resistenza. I won European pole sport championship and in December in Italy, Bologna, I won world polar championship. Ok, allora in Spagna ha vinto il campionato europeo di pole sport, quindi il campionato di pole sport, e poi a Bologna a dicembre, which was the championship? Pole art, quindi una specialità simile. It's the same, but in pole art we can smile. Pole artistic. Yes, more okay. Artistic. Quindi pole dance e pole art sono simili, ma la differenza è che pole art è più, diciamo, c'è più un lato artistico, quindi devono sorridere, le movenze probabilmente saranno più aggraziate. Si tratta di una disciplina che in pochi anni si è affermata, coinvolgendo un numero sempre crescente di praticanti, tanto da aspirare all'ingresso alle Olimpiadi. E proprio i cinque cerchi rappresentano oggi il sogno di Yeva, che ha iniziato a praticare lo sport all'età di 7 anni, allenandosi anche 14 ore a settimana. Motivo di grande orgoglio per l'Istituto Scolastico Comprensivo Centro, diretto dalla dottoressa Elisabetta, dove in totale sono 8 gli alunni ucraini, 4 nella scuola primaria, 2 nella secondaria di primo grado e 2 in quella dell'infanzia. Per loro è stato adottato un protocollo specifico che prevede il sostegno linguistico ed un supporto psicologico. Per rendere anche più positivo questo inserimento, perché chiaramente loro partono da un contesto, diciamo, difficile, quindi inserirsi in un'altra situazione, in un'altra realtà, per quanto positiva, deve avvenire il tutto, insomma, in un clima di serenità, e questo credo che sia avvenuto. Poi abbiamo tante altre cose, per esempio i ragazzini seguono insieme dei cartoni animati in lingua, abbiamo molti materiali già preparati dai nostri docenti in lingua ucraina, fruibili subito, immediatamente, da tutti i ragazzi, ecco, Yeva tra questi. Ma la ragazza si è integrata perfettamente, devo dire, io sono stata in classe ed è un piacere vederla collaborare. Per tutti i compagni è un valore aggiunto.